Ciao ragazze, ciao a tutti, ben ritrovati nel mio canale. Allora, finalmente oggi riesco a registrare un video perché sono secoli ormai, mi sembra che non riesco veramente più a mettermi a registrare fissa qui nella mia solita postazione perché tra le vacanze, tra le feste e soprattutto tra l'università, quindi la sessione d'esami, sono veramente stata presissima con lo studio più che altro, quindi non sono riuscita più a registrare neanche un video qui nel mio solito posto, ma magari facendo qualche vlog. Scusate la voce da trans, ma ho appena avuto un po' di influenza così, mal di gola, raffreddore, che non è ancora passato del tutto, quindi insomma. Inizierei subito con il video perché altrimenti mi dilungo come sempre e il video poi in sé dura poco. Allora, oggi voglio registrare appunto un video haul shopping per quanto riguarda soltanto i vestiti, quindi un po' di shopping da Zara, da Tezenis, da Calzedonia, H&M. Tutto lo shopping però che ho fatto negli ultimi 2 mesi, perché appunto non sono più riuscita a registrare in questo mese e mezzo, quindi appunto per questo motivo ho così tante cose da farvi vedere, altrimenti è logico che se fosse stato nell'ultimo mese non avrei avuto così tante cose. Però tra i saldi, tra qualche mini regalo, autoregalo per Natale, autoregalo per gli esami, perché comunque sono andati bene, li ho finiti tutti e vai, quindi appunto lo sforzo e il periodo veramente sotto pressione ha dato i suoi frutti, quindi di questo sono contentissima. Spero che la videocamera, il cellulare sia dritto con l'inquadratura, però. Quello che è ormai. Allora, direi subito di partire con gli acquisti che ho fatto da Zara. Quindi veramente c'è dentro tutto: regali di Natale, shopping, magari verso fine novembre, inizio dicembre, e anche shopping per i saldi. Allora, prima cosa che vi faccio vedere è questo maglione di appunto Zara. Che mi è piaciuto tantissimo perché appunto ha tutte queste paillette che lo fa luccicare un pochino, lo fa sbrilluccicare, adatto sia per il giorno sia per la sera. È di un materiale piuttosto pesante, veramente lavorato, non so se ha tipo la lana o qualcosa, comunque è veramente veramente caldo e super pesante proprio, perché secondo me è da mettere veramente in pieno inverno. Volevo vedere la composizione. Allora, ecco sì, comunque 46% poliestere, però non sono riuscita a vedere il resto perché sennò stavo qua a perdere tempo. Comunque ha le maniche lunghe, piuttosto larghe, infatti io mi faccio il rimbocco perché mi dà fastidio, sono troppo lunghe, e poi non è lunghissimo, quindi secondo me è perfetto con quei pantaloni o con quelle gonne a vita alta. E anche questo veramente questo l'ho sfruttato tantissimo in questo mese. Allora, gli acquisti, allora questi li metto lì. Poi, secondo acquisto che invece ho fatto veramente tempo fa, quindi forse intorno ancora a novembre, è questo maglione aperto, sempre di Zara, con le maniche appunto lunghe, classiche, strette, ed è bello perché davanti ha una sorta di, non so se si riesce a vedere, ha questo sembra una sorta di sciarpa che cade sul maglione, ma in realtà è appunto fatto così, cioè tutto insieme ha una sorta di collo alto, morbido, che scende poi su tutta la lunghezza del maglione. E anche questo direi che è molto caldo, e prevalentemente utilizzabile inverno, perché comunque è veramente caldo. Altro acquisto invece che ho fatto proprio per Capodanno, quindi insomma un mesetto fa neanche, sono stati questi pantaloni, sempre tutto nero, questi pantaloni sempre di Zara a vita alta, però fantastici perché elasticizzati, belli aderenti, quindi sembrano tipo dei leggings ad averli su, però in realtà sono proprio pantaloni perché il tessuto è quello del pantalone. E dietro sono classici, quindi con le tasche classiche. E la lunghezza è una lunghezza appunto che arriva mediamente alla caviglia, e la particolarità è che appunto questi pantaloni hanno sull'altezza del ginocchio due aperture, due strappi, diciamo.
1 e 2, eccoli qua. E sono fantastici perché veramente io per Capodanno li ho indossati con un top che vi farò vedere un body, con il tacco, il maglioncino sopra, secondo me era veramente molto molto carino e anche piuttosto fine. Capodanno, non lo so, le cose troppo sbrilluccicose, troppo pacchiane, troppo esagerate non mi sono mai piaciute, magari un vestitino un po' magari con qualche particolarità, però con qualche perlina, con qualche... pagliettina, però secondo me cose esagerate, non lo so, non mi piacciono tanto. Infatti ho cercato di creare un outfit anche un po' diverso dal solito vestito classico per Capodanno. Andiamo avanti con l'ultimo acquisto di Zara, che è questa deliziosa camicetta, appunto maniche lunghe, si può poi tirare su perché c'ha il bottoncino, ed è a righe bianche e nere. A me piace perché questa fantasia, non lo so, questo pattern mi è subito piaciuto tantissimo. È una classica camicia... mia mamma quando l'ho presa mi fa: assomigli a una commessa di Zara, perché effettivamente forse loro le avevano un certo periodo. E si chiude qua, quindi ha un leggero scollo, adesso non si capisce bene, però è veramente carinissima. E adesso più o meno i prezzi non me li ricordo, però siamo tutto intorno ai 20-25 euro, quindi insomma... il prezzo più o meno è questo in generale. Poi sono passata da Subdued, che non so se lo conoscete, è una marca, un brand che ultimamente insomma gira, e io l'ho visto, l'ho scoperto perché appunto c'è il punto vendita a Pavia, e quindi io quando sono entrata per la prima volta in quel negozio sono rimasta veramente, cioè, incantata. Ha dei vestiti, delle cosine stupende, stupende, veramente bellissime, perché tra l'altro è tutto un po' sul mio stile, quindi magari maglioni un po' larghi, jeans molto stretti, pantaloni stretti, gonne a vita alta come porto io, veramente sul mio stile, quindi veramente mi è piaciuto tantissimo. E per i saldi sono passata proprio la settimana scorsa, quindi questo è un acquisto recente, e ho preso due cose soltanto, quindi ho preso questa gonna qua, questa gonnellina di questo tessuto tipo lanetta, però è comunque, non è caldissimo, quindi secondo me va bene anche per l'estate, e questa l'ho pagata invece che 20-22, l'ho pagata sui 10, adesso non mi ricordo il prezzo esatto, però è carinissima perché a vita alta è comunque corta, perché essendo a vita alta poi rimane un pochino corta, ed è abbinabile secondo me con un maglioncino corto, comunque che arrivi magari al massimo in vita, una maglia un pochino stretta messa all'interno, ma io la preferisco fuori, e poi con degli stivaletti o degli stivali. Poi altra maglia, una maglia che ho preso da Subdued, non ne prendevo tante da tantissimo tempo di maglie, è questa qua, molto molto carina, con questa fantasia floreale con delle roselline, a maniche lunghe strette, ed è anche lei molto stretta, quindi molto aderente, ed ha la particolarità di avere questo, la scolla sulla scollatura, questo ricamo in simil pizzo, ricamato sempre con un motivo floreale. Questa l'ho pagata sempre 10-12 invece che 20-22 qualcosa. Sono poi stata da Tezenis e da Calzedonia, e è proprio da Tezenis, in realtà Tezenis quello di Corso Vittorio Emanuele a Milano, ho preso il body che vi dicevo per Capodanno, che forse vi avevo già mostrato in un video vlog, sì, forse quello di Capodanno, non mi ricordo, che è questo qua, ed è un body secondo me bellissimo, e logicamente è qualche cosa che si può indossare soltanto in determinate occasioni, quindi magari in discoteca, in qualche locale, e io in questo caso l'ho indossato per Capodanno, per la serata di Capodanno, quindi noi abbiamo fatto cena più discoteca, e era adatto perché comunque per Capodanno secondo me ci sta, se abbinato chiaramente con qualche cosa di non troppo esagerato. Avessi abbinato questo body con una gonna aderente sarebbe stato troppo secondo me, invece l'ho abbinata dei pantaloni appunto vita alta neri stretti, quelli là che vi ho fatto vedere di Zara, e secondo me ci stava bene perché comunque avevo il maglioncino sopra la cena, e poi l'ho levato in discoteca perché si moriva di caldo, c'era un casino di gente. Però è fantastico perché è scollato tutto qua, con il ricamo in pizzo sempre un pochino trasparente qua, diciamo dalle spalle in giù,
sulle spalle, sulle spalle, sulle maniche è completamente aderente, non so se lo vedete, e qua ha diciamo, la parte più chiusa sotto, anche qua dietro è fatto allo stesso modo. E non lo so, appena l'ho visto mi sono innamorata, mi piaceva tantissimo. Questo qua mi pare di averlo pagato 19 euro. Poi, parlando sempre di Tezenis, ho preso un reggiseno che mi serviva appunto perché dovevo abbinare qualche cosa di nero chiaramente sotto al body, perché non avevo reggiseni neri, sì, me ne sono accorta a Capodanno, non ne avevo. E quindi sono passata da Tezenis e ho preso questo reggiseno qui, che è molto carino perché è a fantasia pois, non so se si vedono i pois. Spero di sì, comunque, è a pois e rimane trasparente anche qua a pois e con un fiocchettino in mezzo, quindi carino secondo me. Poi da Calzedonia invece ho preso un pochino di cose in saldo, in sconto, tranne questi qua che vi faccio vedere subito, che sono dei Collant Leggings, che ecco qua, questi qua, che hanno la particolarità di avere l'elastico qua, quindi non sono proprio dei collant, ma vestono come il collant, ma hanno la comodità del leggings, quindi voi veramente li mettete tranquillamente senza dover avere la pancia che vi stringe, no? Che vi stringono sulla pancia, forse è meglio. E eccoli qua, sono appunto tutti a pois. Bellissimi, questi qua veramente mi piacciono tantissimo. E questi qua, l'unica cosa che li ho pagati tanto perché costavano, mi pare, 15 euro. Quindi insomma, per un collant non è poco. E dietro hanno la, diciamo, la riga, la righina per orientarli nel verso giusto. Da Calzedonia in sconto invece ho preso questi altri collant qui, che hanno questa lavorazione, questa fantasia, non so come definirla, tipo a quadretti con puntini all'interno, vabbè, insomma, non so se la vedete, ma è questa la fantasia. Spero che si veda perché non ho idea, al massimo se non si vede vi farò un close up. E questi li ho pagati tipo 3,45 euro invece che 8. Poi altre due cose che ho preso, anzi, altre tre cose che ho preso da Calzedonia sono questo paio di calzine in questo materiale che sembra quasi metallizzato, non so come dire, sul rame, color rame, e sono belle perché appunto sbrilluccicano se le mettete con un pantalone con tipo un risvoltino, no? E io le ho messe con il tacco, il tronchetto e appunto i pantaloni jeans tirati un pochino su, stretti, secondo me stavano benissimo, anche se a Giovanni non piacevano, vabbè. E poi ho preso queste, non le ho ancora aperte tra l'altro, questi altri calzini che invece hanno la particolarità di avere la fantasia a cuore. Anche questo non so se si vede. Comunque sono carinissimi perché hanno proprio la fantasia con i cuoricini e sono molto carini. E poi infine questi altri qua calzini classici, però hanno dei brillantini all'interno che non so se si vedranno, però insomma quando li ho messi per andare in giro era giorno, non si vedevano tanto, però alla fine erano in saldo, quindi li ho presi, costavano 1 euro e quindi secondo me ne è valsa la pena. Ho poi preso questi i soliti, diciamo, stivaletti che vanno di moda tantissimo in questo periodo, che praticamente sono le simili Dr. Martens, anche se sono della Wrangler. E sono questo paio di stivaletti, vi faccio vedere chiaramente solo uno, modello tipo anfibi, no? Anche se a me non piacciono gli anfibi, però questi sono un pochino più leggeri, tra virgolette, un pochino più fini degli altri. Gli altri secondo me di Dr. Martens sono molto pesanti. Li ha Joe, ma lui essendo comunque un ragazzo tende a portarli meglio, no? Secondo me su una ragazza questo tipo di stivaletto è un po' troppo pesante. Se magari la ragazza è molto minuta, magra come me, secondo me è esagerato. Però questo qua secondo me è perfetto per me perché non sono leggermente più piccoli dei Dr. Martens, non so come spiegare. E niente, quindi è questo. Poi, ultimi due acquisti che invece ho fatto da H&M e da OVS. Allora, il primo, appunto, un maglioncino di OVS che ho preso settimana scorsa, no, 2 settimane fa, che è appunto di un bel materiale pesante, però sarà tipo poliestere misto, non lo so.
sembra tipo lana ma non è lana, e ha la particolarità di avere sulle maniche il pizzo qua, un'apertura di pizzo ricamata, molto carina. Questo qua scende piuttosto lungo, infatti perfetto per magari da mettere sui leggings o su una gonna stretta, e con gli stivaletti bassi secondo me è perfetto. E basta, insomma, questo non è niente di che. E poi questo che invece avevo fatto tempo fa, un acquisto che ho preso appunto da H&M, e cioè questo maglioncino, questa felpa con il gufetto. Ultimamente sono in fissa con i gufi, infatti sono arrivati un casino di gufi per Natale, tra cui il mio Pandora, con il gufetto e anche altre cosine che mi hanno regalato. E appunto secondo me è carinissimo, perché rimane anche piuttosto largo, quindi non è stretto, ha le maniche strettine ma non troppo, e ricade morbido ed è tutto lavorato appunto con perle, perline varie, paillettes, secondo me è carinissimo. Quindi ragazze, questo è tutto il mio shopping dell'ultimo periodo, tra cui anche qualche regalino di Natale barra saldi, e spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!